Benvenuti amici, qui siamo a Doppio Espresso, l'italiano in corso. Io sono Elena e ho una domanda per voi. A te ti piace l'italiano? Dunque, abbiamo visto negli episodi precedenti l'utilizzo del pronome personale complemento. Ne abbiamo visti diversi, abbiamo visto la loro forma debole, la loro forma forte. Abbiamo anche proposto anche alcuni esercizi nell'ultimo episodio. Adesso, come sempre, la grammatica ci mette un po' alla prova nel lato pratico, quando dobbiamo comunicare. Quante volte avremo sentito dire a me mi piace la pizza o a me non mi piace andare a scuola? Questo a me non mi piace andare a scuola, purtroppo devo dire che lo sento spesso. Dunque, a te ti piace l'italiano? Vediamo di risolvere questo dubbio. È possibile? Non vi suona leggermente strano? Non c'è qualcosa che vi suona e non vi suona? Risolviamo il mistero insieme. Con la video lezione di oggi, pronomi personali complemento, forma debole o forma forte, to be or not to be, this is the problem, ma noi siamo qui per risolverlo e vediamo la presentazione insieme. Dunque, pronomi personali complemento. Vediamo un po'. A te ti piace l'italiano? Abbiamo incominciato con questa domanda un po' amletica. A te ti piace l'italiano, amici cari? Non si può dire. Si può dire a te piace l'italiano oppure ti piace l'italiano, o l'uno o l'altro. Perché sappiamo bene, amici, che scegliere vuol dire rinunciare. E quindi se usiamo la forma debole, non possiamo usare la forma forte. Se usiamo la forma forte, non possiamo usare la forma debole. Pare abbastanza semplice, sempre sulla carta, ma poi naturalmente nella realtà dei fatti della comunicazione non è sempre così evidente. Quindi la risposta corretta sarà mi piace l'italiano oppure a me piace l'italiano. In entrambi i casi le due versioni sono corrette, ma naturalmente l'incrocio delle due a me mi non si fa. Lo ripeto spesso perché non è un errore comune solo di chi apprende l'italiano, ma purtroppo, ahimè, devo dire, nella lingua parlata si sente dire piuttosto spesso. Forse l'avrò detto qualche volta anche io scherzando, però insomma cerchiamo di evitare e apprendiamo l'italiano corretto. Quindi vediamo bene insieme la regola: si può usare il pronome personale complemento in forma debole o in forma forte. Vediamo un po' di utilizzare questa indicazione formale e fare un piccolo focus ulteriore, un altro piccolo step, un passettino. A te oppure ti vogliono dire la stessa cosa, cioè rispondono alla domanda a chi oppure a che cosa. Ebbene, l'abbiamo visto più volte negli episodi di grammatica precedenti. In italiano esistono i complementi, lo abbiamo già spiegato, lo ripetiamo veramente brevemente. Il complemento è tutto ciò che completa la frase e sta dopo il verbo. Quindi ci sarà un soggetto che compie l'azione, ci sarà il verbo che è l'azione compiuta e poi il resto della frase. Ripeto in maniera molto generica e molto semplificata, questi sono quello che viene dopo il verbo a seguire, a completare il senso della frase. Questo è il complemento. E oggi vediamo nello specifico con esercizi il complemento di termine. Che cos'è il complemento di termine? Il complemento di termine è quella parte che completa il verbo e che risponde alla domanda a chi, a cosa. Quindi un esempio: porto agli amici la torta di mele. Non è vero, perché ieri avevo l'opportunità di portarla, invece l'abbiamo mangiata io e mio marito, me ne pento e chiedo scusa agli amici in ascolto. Porto agli amici la torta di mele, la porto questa torta di mele a chi? Allora gli porto la torta di mele, perché ricordate che gli, pronome personale complemento, valido al plurale, sia al maschile che al maschile più femminile, oppure porto a loro la torta di mele, a loro in forma forte, o gli porto, porto a loro o gli porto, forma debole. In entrambi i casi
sono corrette tutte e quindi abbiamo fatto questo focus sul complemento di termine. Ma a cosa ci serve tutto ciò? Ci serve per avere gli strumenti un po' più completi, la visione, come dire, generale del quadro, per fare quello che ci interessa, cioè un po' di training, perché abbiamo detto promessa fatta, promessa mantenuta, facciamo un po' di esercizi, un po' di training, con alcuni esercizi appunto che ho preparato per voi. Sostanzialmente sono tre tipi di esercizi. Uno, si tratta di riordinare alcune frasi, semplici ma non semplicissime, perché siamo un po' di tempo che siamo su questo argomento, quindi credo che si possa fare uno step un pochettino più avanti. Un esercizio di sostituzione, per cui avremo il nome e dovremo sostituirlo col pronome corrispondente, e poi un esercizio di completamento, quindi riordina, sostituisci, completa e poi rivedi, nel senso che poi ripassiamo un po' insieme, vi diamo le indicazioni degli episodi precedenti per vedere bene bene, riprendere laddove vi siano state da parte vostra alcune piccole defaillance. Ma vediamo insieme gli esercizi. Bene, incominciamo con la prima delle tre frasi da rimettere in ordine. Dunque, abbiamo una frase scomposta in una serie di parole che naturalmente non sono in ordine. Questo vi aiuta un pochettino anche, come dire, a entrare nell'orecchio del parlare e del leggere, quindi della ricezione, della produzione sia scritta che orale dell'italiano. Bene, leggiamo le parole da mettere in ordine e sono: fattura, suo, nostra, il, se, lui, gli, mando, la, ci, trasmette, indirizzo. Non è facilissimo, è come vi avevo promesso, facile ma non facilissimo. Allora, un piccolo indizio, incominciamo dalla lettera maiuscola, quindi abbiamo gli, che vuol dire a lui, d'accordo? Allora, vi lascio qualche secondo per pensarci e poi vi do la soluzione. Intanto ve lo ripeto: fattura, così lo potete scrivere, suo, nostra, il, se, lui, gli, mando, la, ci, trasmette, indirizzo. Dunque, adesso ci avete pensato un attimino ed ecco a voi la soluzione. Gli mando la nostra fattura se lui ci trasmette il suo indirizzo. Molto bene, adesso passiamo alla seconda frase. Vi leggo parola per parola, vi lascio qualche secondo per prendere nota, provare a rifletterci e poi vi do la soluzione. Leggiamo le parole. Noi, per, piace, cara, ci, la, casa, ma, è, troppo. Qualche secondo, 1, 2, 3. Questa era leggermente più facile della precedente. La risposta è: ci piace la casa, ma è troppo cara per noi. Vedete qui, questa tra l'altro è una frase che mi piace molto perché avete proprio la visione dei due utilizzi del pronome personale complemento. Ci piace, forma debole prima del verbo principale, piace a noi. La casa, ma è troppo cara per noi, la forma forte che viene utilizzata proprio per anche sottolineare quando c'è un contrasto o per indicare che quella cosa lì è proprio per noi o per lui o per lei, capite? C'è proprio una sottolineatura. Andiamo avanti con la terza e ultima frase da riordinare. Leggiamo le parole una alla volta, qualche secondo e poi la ricomponiamo. Messaggio, quando, arrivo, vi, mando, ragazzi, un. 1, 2, 3. La soluzione: ragazzi, vi mando un messaggio quando arrivo.
Ok? Questa era decisamente la più semplice di tutte. Molto bene, allora spero che questo esercizio vi abbia aiutato, vi sia stata utile per rivedere un attimino la frase, come si compone una frase in italiano, perché come abbiamo detto, abbiamo avuto occasione di ripetere più volte, la frase in italiano ha diverse posizioni, non ha delle posizioni fisse come può essere in inglese piuttosto che in francese o addirittura piuttosto che in tedesco. Tuttavia deve avere comunque, ogni parola ha una sua collocazione precisa, quindi incominciare a giocare con la posizione delle parole è importante anche per padroneggiare meglio la lingua italiana. Molto bene, adesso passiamo al secondo esercizio, cioè quello di sostituzione. Abbiamo messo a posto, ora sostituiamo il nome, la cosa, con il pronome corretto. Dovrete scegliere tra il pronome complemento, pronome personale complemento in forma debole oppure in forma forte. In entrambi i casi dovrete scegliere e utilizzare quello corretto. Incominciamo con le frasi. Mandiamo a Luigi e a Sara l'invito. Allora, proviamo a scrivere la soluzione. Mandiamo. Se decidiamo di utilizzare la forma forte, diremo mandiamo a loro l'invito. Se decidiamo di utilizzare la forma debole, sarà plurale, maschile e femminile, ma comunque plurale, quindi se andate a rivedervi la regola sarà gli. Quindi gli mandiamo l'invito. Vediamo se abbiamo fatto giusto. Esatto. La frase successiva. Enrico compra il biglietto della partita a suo padre. Anche qui possiamo scegliere di utilizzare la forma forte, quindi in questo caso sarà Enrico compra a lui il biglietto della partita. Compra a lui dopo il verbo principale, ma possiamo anche decidere di scegliere la forma debole, in questo caso maschile singolare, prima o dopo il verbo, prima del verbo principale, e sarà gli compra eccetera eccetera il resto della frase. Ok, andiamo avanti. Alla maestra Carlina non piace questa confusione. La maestra Carlina ha tanti anni di servizio e per cui i bambini che gridano danno un po' fastidio. Femminile singolare, a lei nella forma forte, a lei non piace questa confusione o questa confusione non piace a lei, oppure femminile forma debole, femminile singolare forma debole, non le piace questa confusione. Povera maestra Carlina. Andiamo avanti ancora un paio di frasi. Bianca presenta il suo fidanzato alla mamma. A chi lo presenta? Alla mamma, singolare, femminile, quindi Bianca le presenta il suo fidanzato oppure Bianca presenta il suo fidanzato a lei. E infine, a suo padre e a suo fratello non piace il suo nuovo fidanzato. Guarda tu che strano. A loro non piace il suo nuovo fidanzato oppure non gli piace il suo nuovo fidanzato. Allora amici, tutti questi esercizi sono fatti naturalmente per rinforzare le vostre conoscenze e anche per portare avanti il focus che abbiamo visto all'inizio sul complemento di termine, quindi sull'uso del complemento di termine, di quel complemento che risponde alla domanda a chi e a che cosa. Andiamo avanti e facciamo il terzo e ultimo esercizio invece. Qui abbiamo un esercizio di completamento, tatan, erano i miei esercizi preferiti, sono sempre stati i miei esercizi preferiti perché dovevo scrivere poco e ragionare, quindi erano un po' meno noiosi di solito della grammatica. Cosa ho detto? Che la grammatica è noiosa? No, non è vero, eresia, invece in realtà ci serve per poter comunicare. Allora, avete qui degli spazi vuoti naturalmente e dovete scegliere tra la forma più corretta.
e in base a quello che scegliete naturalmente coniugare il verbo della frase principale. Quindi nella prima frase, spazio, una cortesia, chiamami domani. Quindi il verbo da utilizzare è fare. Evidentemente mi sto rivolgendo a una persona, le sto chiedendo qualche cosa. In questo modo chiamami domani vorrà dire che il soggetto sarà la seconda personale, la seconda persona singolare, quindi la risposta sul fare sarà o mi fai una cortesia, mi fai una cortesia, oppure fammi una cortesia. Ok? In entrambi i casi va bene la scelta. La seconda frase, mi spiace signor Bianchi, spazio, che l'ufficio è chiuso. Il verbo principale è dire, il signor Bianchi in questo modo non sto dando del tu al signor Bianchi, ma naturalmente sto dando del lei, allora dovrò utilizzare la terza persona singolare formale, quindi mi dispiace signor Bianchi. Le dico a lei, ma con la L maiuscola, non lei femminile perché il signor Bianchi è un uomo, ma lei in senso formale, le dico che l'ufficio è chiuso. Ok? Se ci fosse stato, in questo caso non c'è possibilità di scegliere tra l'uno o l'altro, c'è soltanto il verbo dire e quindi coniugato ci obbliga a dire le dico che l'ufficio è chiuso. Si potrebbe dire anche dico a lei, ma non è assolutamente nell'uso, come dire, corrente, meglio così, insomma. Cara signora, ancora una volta il verbo da coniugare è ripetere, che non abbiamo la taglia XXL in rosa pallido. Anche qui sto parlando, situazione comunicativa, cara signora, le dico. È vero che qui il femminile coincide con la terza persona singolare formale, ma la scelta è comunque come dare del lei, non è tanto il sesso che prevale, ma è la forma, in questo caso la forma di cortesia. Quindi, cara signora, le dico a lei che non abbiamo una taglia XXL. Nel discorso useremo la forma debole come sopra. Perché? Perché è più scorrevole, perché non devo fare particolari contrasti, perché si dice assolutamente in maniera più comune, anche se grammaticalmente non sarebbe sbagliato neanche la seconda scelta, la forma forte, ma qui utilizzate la forma debole. Oggi voglio spazio spiegare le equazioni di terzo grado. Oh, qui non ci sono fraintendimenti, non ci sono dubbi. Oggi voglio, quindi dopo avrò un verbo all'infinito. Quindi se ho un verbo all'infinito sappiamo che possiamo utilizzare una e una sola forma, cioè la forma debole. Quindi oggi voglio spiegarvi le equazioni di terzo grado. Molto semplice, equazioni di terzo grado sono incomprensibili, ma qui, da un punto di vista di scelta di grammatica non abbiamo problemi. Io e i miei compagni guardare intorno con terrore e turbamento davanti al compito di algebra. Io e i miei compagni, quindi è un noi. Qual è il pronome personale? È ci, se usiamo la forma debole, che è assolutamente necessaria qui, quindi sarà io e i miei compagni ci guardiamo intorno con terrore e turbamento davanti al compito di algebra. Infine, lo dire, ma vale anche per i tuoi compagni. Tolleranza zero sulle copiature. Lo dico in questo caso, te lo dico o lo dico a te? Intanto lo è riferito alla cosa che ti sto dicendo, quindi ti sto dicendo una cosa, lo dico a te. Vedete l'utilizzo, la differenza proprio dell'utilizzo? In questo caso è voglio enfatizzare il fatto che sto parlando con te e con i tuoi compagni, quindi utilizzerò la forma forte, che infatti si dice anche forma tonica perché ha l'accento, mentre nella forma debole si dice forma atona perché non cade l'accento parlando, nella forma forte, tonica, cade l'accento parlando, quindi lo dico a te. L'ultimissima, rinfacciare, ma anche gli altri non sono dei santi. Lo rinfaccia
a me, ma anche gli altri non sono dei santi. Rinfacciare vuol dire ripetere una cosa e farla pesare un attimino. Quindi in questo piccolo scontro verbale, questo mini dialogo, uno lo dico a te, sì, tu lo dici a me, però vedete come c'è contrapposizione, come c'è il focus proprio sulle due persone. Quindi in questo caso la forma forte ci sta assolutamente. Bene amici, spero che questi piccoli esercizi vi siano stati utili per rinforzare, focalizzarvi sulle regole che abbiamo visto e sulle tante informazioni anche che avete ricevuto negli ultimi episodi. In ogni caso, se avete notato dei piccoli punti di debolezza, piuttosto che alcune cose non vi sono chiare, vi do le indicazioni degli episodi precedenti sul discorso proprio del pronome personale complemento. In forma debole, in forma forte, e poi l'ultimissima pillola di grammatica dedicata semplicemente agli esercizi, in modo che abbiate il più materiale possibile per potervi rafforzare su questa tematica, che vi assicuro non è semplice per i non parlanti italofoni, ma vi assicuro che crea non pochi grattacapi anche agli italiani. Quindi alla domanda dell'inizio abbiamo già risposto più e più volte: a te piace l'italiano? A me piace l'italiano e nessuno mi ferma. Sicuramente nessuno ferma il team di Doppio Espresso d'Italiano in corso, quindi se vi è piaciuto ciò che avete visto, lasciate un bel like, lasciate i vostri commenti, sono sempre estremamente ben accetti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale, condividete l'italiano in corso. Io sono Elena, al prossimo appuntamento, ciao ciao!